Premetto che la nostra associazione rappresenta sia artigiani in senso stretto che anche piccole e medie imprese e rappresenta dei settori, diciamo, anche diversi tra loro, piuttosto diversificati anche nelle esigenze che hanno di professionalità. E forse il settore che più tira adesso è quello della meccanica, laddove c'è una richiesta di manualità, ma di manualità, diciamo, in senso molto avanzato dal punto di vista tecnologico, quindi non si tratta soltanto di lavorazioni appunto strettamente meccaniche, ma di persone che siano in grado di muovere dei macchinari anche complessi per arrivare anche ad oggi letteralmente alla robotica. Quindi certamente si tratta di competenze non facilissime da trovare. Abbiamo altre competenze richieste, ad esempio nell'alimentare. Cito i settori che più, diciamo, in questa provincia sono importanti. Nell'alimentare c'è una situazione variegata, perché in alcuni casi parliamo anche qui di lavori che potremmo quasi definire di fatica. Pensiamo a chi lavora per esempio nelle salamoie, no, degli insaccati, eccetera. In altri casi invece ci sono stati dei lavori di particolare specializzazione, pensiamo ad esempio ai casari, che è tra l'altro un lavoro giustamente anche considerato dal punto di vista economico. E anche in questo caso è considerato purtroppo come una professionalità molto tradizionale, sicuramente siamo davanti a degli orari di lavoro impegnativi e insomma anche questa è una professionalità che sul mercato si trova difficilmente. Le metodologie con cui si cerca il personale sono le più varie, però oggi direi che è molto importante l'utilizzo del lavoro interinale, chiamiamolo così, non nella forma diciamo classica di voler veramente avere dei lavoratori interinali, ma per poter incontrare appunto un'offerta di lavoro. Questo ti consente anche di confrontarti con la singola persona, di verificare se c'è una compatibilità. Questo è molto comune. Cioè, oggi giustamente c'è una significativa offerta di ragazzi con la laurea, lauree di vario genere, ma anche lauree che possono essere più interessanti per il mondo del lavoro nostro, mi riferisco ad esempio a ingegneria o comunque lauree scientifiche, oltre ad esserci tanti laureati in materie che potremmo definire più umanistiche. E il punto è che le piccole e medie imprese, per non parlare degli artigiani, non hanno, tra virgolette purtroppo, una richiesta di carattere numerico importante per quanto riguarda appunto delle professionalità di questo genere.